Ciao a tutti! Oggi vedremo insieme alcuni problemi da risolvere col teorema di Pitagora. Impareremo anche qualche tecnica risolutiva che può esserci utile per tutti i problemi. Vediamo il primo. L'area di un triangolo rettangolo è 384 cm quadrati e un cateto è 3 quarti dell'altro. Calcola il perimetro del triangolo. La primissima cosa da fare è capire chiaramente il problema. Il problema si capisce molto meglio se si fa un buon disegno e si scrivono dei buoni dati. Cominciamo con il disegno. Il problema ci dice che abbiamo un triangolo rettangolo e già vediamo che un cateto è 3 quarti dell'altro. Quindi possiamo già permetterci di disegnare, per esempio, il cateto maggiore di 4 centimetri e il cateto minore di 3 centimetri. Proprio perché in questo modo noi possiamo dividere il cateto maggiore in quattro piccoli segmenti e il cateto minore in tre segmenti. Poi mettiamo le lettere ai vari vertici del triangolo e scriviamo i dati. Il problema dice che l'area di questo triangolo è 384 centimetri quadrati. Area di che cosa? Del triangolo ABC è 384 centimetri quadrati. Consiglio sempre di scrivere a quale area mi riferisco, in quanto in alcuni problemi posso trovarmi tante aree e quindi è sempre bene indicare quale area, cioè ovvero l'area di quale figura sto considerando. E poi so che AC è 3 quarti di AB. La domanda è trovare il perimetro di che cosa? Del triangolo ABC. Benissimo, la prima considerazione che devo fare tutte le volte che ho un'area e conosco la relazione tra i cateti è immaginare che questo triangolo rettangolo è la metà di un rettangolo. Quindi noi possiamo dividere, in base al fatto che sappiamo che questo è fatto da quattro segmenti e questo da tre segmenti, possiamo dividere il nostro rettangolo in tanti quadratini. Vedete? Provo a selezionare col colore giallo uno di questi quadratini che si sono venuti a formare. Quindi che cosa faccio nella risoluzione? Un modo per risolvere questi tipi di problemi è ricavarsi l'area di uno di questi quadratini, trovare quanto misura il lato e quindi quanto misura un segmento, dopodiché, una volta che abbiamo trovato un segmento, troveremo la misura B e la misura AC. È importante, prima di cominciare qualsiasi problema, immaginarsi il modo di risolverlo, il modo di non fermarsi in mezzo alla risoluzione di un problema, ma avere ben chiara tutta la soluzione. Quindi, che cosa osservo? Per trovare l'area di un quadratino, dovrò innanzitutto trovare l'area di questo rettangolo, per poi dividere l'area per il numero di quadratini che ci sono. Quindi possiamo chiamare D questo punto, quindi l'area di ABCD è il doppio dell'area del triangolo, quindi è l'area di ABC per 2, cioè 384 per 2, cioè 778 centimetri quadrati. Una volta trovato l'area del rettangolo, dobbiamo capire quanti quadratini ci sono. Beh, ci sono 4 per 3 quadratini, quindi numero quadratini 3 per 4, cioè 12. Quindi per trovare l'area di un quadratino non mi resterà che fare l'area totale del rettangolo diviso 12, cioè 64 centimetri quadrati. Poi
Una volta trovata l'area del quadratino, io voglio trovare l'area di uno di questi segmenti, perché se ho trovato la, se trovo, diciamo, la misura di uno di questi segmenti, ho trovato i due cateti. Quindi, per trovare la misura di un piccolo segmento che noi andiamo a chiamare L minuscolo, visto che conosciamo l'area del quadrato giallo, non ci resterà che fare la radice dell'area del quadrato, che è esattamente 8 centimetri. Benissimo, adesso per trovare AB non mi resterà che fare 8 per 4, perché è formato da 4 segmenti, quindi 32 centimetri, mentre per trovare AC non mi resterà che fare 8 per 3, 24 centimetri. Adesso lo scopo del mio problema è trovare il perimetro di questo triangolo, di conseguenza l'unico dato che mi serve trovare adesso è l'ipotenusa BC, ma noi conosciamo il teorema di Pitagora, quindi se abbiamo i due cateti trovare l'ipotenusa è molto semplice. Facciamo quindi la radice di AB alla seconda più AC alla seconda. E quindi 32 alla seconda più 24 alla seconda, il cui risultato è 40 centimetri. Adesso per trovare il perimetro abbiamo già finito perché basta sommare tutti i lati del quadrato, scusate, del triangolo. Quindi 32 più 24 più 40 che fa? Adesso faccio il conto. 40 più 32 più 24, cioè 96 centimetri. Ecco qua il primo problema risolto. Quindi ricordate sempre, tutte le volte che ho l'area di un triangolo rettangolo e conosco la relazione che c'è tra i due cateti, dovete risolverlo appunto in questo modo, cioè trovare l'area del rettangolo. Trovare l'area quindi di un quadrato, il lato di un quadrato e di conseguenza avete poi la misura dei vari cateti. Secondo problema. Il secondo problema dice che un cateto di un triangolo rettangolo misura 25 centimetri e l'ipotenusa è i 13 quinti di esso. Calcolo il perimetro e l'area del triangolo. Come sempre facciamo il nostro disegno, abbiamo sempre un triangolo rettangolo, ecco qua, ABC, e scriviamo i nostri dati. Allora, noi sappiamo che un cateto misura 25 centimetri, quindi AB 25 centimetri, e sappiamo che l'ipotenusa è 13 quinti di AB. Il problema richiede di trovare perimetro e area. Benissimo, risolviamo. Bene, per trovare l'ipotenusa si fa subito utilizzando il dato BC 13 quinti AB. Visto che abbiamo AB, per trovare BC non ci resterà che fare 13 quinti per 25. Semplifico a croce il 5 con il 25, 13 per 5 fa 65 centimetri. Quindi l'ultimo dato che ci serve è il cateto AC. Quindi, visto che abbiamo l'ipotenusa e un cateto, usiamo subito il teorema di Pitagora. Quindi, per trovare AC faremo la radice dell'ipotenusa alla seconda meno l'altro cateto alla seconda, il cui risultato è 60 centimetri. Benissimo, adesso dobbiamo trovare perimetro e area e li troviamo subito perché abbiamo il primo cateto, il secondo cateto e l'ipotenusa. Quindi per trovare il perimetro faremo 65 più 60 più 25 che è 125 centimetri e per trovare l'area faremo cateto 1 per cateto 2 diviso 2. Quindi 60 per 25 diviso 2. Adesso possiamo semplificare 60 con il 2. 30 per 25 fa 750 centimetri quadrati. Ecco qua due problemi svolti con il teorema di Pitagora. Spero che sia stato utile. Ci sentiamo durante la prossima lezione.